Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Underlink 91, finalmente su LBX. Torniamo con un nuovo episodio. Dopo ben due settimane di assenza, se non sbaglio, eh. It's a really big meeting that will bring together the best scientists from all over the world. Wow! Wow! And you're gonna be flying there tomorrow, aren't you, Dad? I'm making a presentation on LBX. If everything goes well, ah, ok. E qui è quando appunto succede il presunto incidente. Kids are going to love these things. I'm sure soon they'll be all over the globe. But, Dad, Mom and some of the teachers at school are saying that LBX are dangerous, so we can't play with them. Maestra e mamma. There used to be some dangerous things about LBX. But the technology inside them is an important gateway to the future. That's what I believe. I'm certain that one day children everywhere will have an LBX to play with. Il problema è che gli LBX, ok, esistono nella realtà, però non sono per combattere. Sono di plastica e si rompono facilmente. Molto facilmente. Però operazione salvare papà vuol dire che praticamente ora in questo capitolo andremo a salvare nostro padre dalle grinfie dei cattivi e ci infiltreremo quindi nella base, nel covo del nemico? Wow, mio padre è ancora vivo. Quindi l'incidente aereo non era altro che una copertura per il vero piano. Sappiamo che tuo padre è tenuto prigioniero da un gruppo chiamato Sostenitori della Nuova Alba. Oh, chi sono questi Sostenitori della Nuova Alba? Un'organizzazione clandestina che vuole espandersi. Beh, grazie, come tutte le organizzazioni clandestine. I Sostenitori della Nuova Alba erano anche dietro l'attentato al primo ministro. Ovvio. Il loro vero obiettivo è qualcosa di molto crudele, quasi impensabile. Non vuoi dirmi che forse vogliono che gli LBX siano armi di distruzione di massa? Questa è una cosa che non mi è nuova però, eh. Per raggiungerlo avevano bisogno del genio di tuo padre. No, forse non proprio gli LBX, ma la tecnologia degli LBX. Ma che cosa vogliono da lui? Vogliono impossessarsi del suo motore perpetuo. Il motore perpetuo, che cos'è? Oh, può essere... Sì, ho capito, ok. Ho dei flash di un altro gioco, ma... Level 5, più o meno. Si tratta di un dispositivo di moto continuo, capace di rigenerare la propria energia. Secondo alcuni potrebbe addirittura risolvere tutti i problemi energetici del mondo. Era anche la speranza di tuo padre. Per questo aveva accettato di collaborare con la Nuova Alba. Se si abusasse del motore perpetuo, però, questo potrebbe trasformarsi in un'arma per distruggere l'umanità, ovviamente. Quando mai non è in pericolo il mondo? I Sostenitori della Nuova Alba volevano sfruttare la tecnologia del motore perpetuo per controllare il mondo. Quando il dottor Yamano lo capì, escogitò un piano per sottrarre i suoi dati dal laboratorio. Tutti i sostituti sul motore perpetuo furono trasferiti su una capsula di platino, che venne poi nascosta all'interno del supporto scheletrico di un LBX. E quindi... Hai capito bene. I Sostenitori della Nuova Alba stanno cercando disperatamente il tuo LBX per impossessarsi della capsula di platino nascosta al suo interno. Ma chiunque tentasse di sottrarla con la forza attiverebbe il sistema della freccia della morte. È programmata per stordire chi dovesse rimuoverla e allo stesso tempo azzerare i dati al suo interno. Si chiama freccia della morte, ti stordisce solamente. Sicuro. Per prendere la capsula è necessario distruggere Achilles in battaglia, mentre il sistema è disconnesso. Ecco perché ti hanno attaccato con Faraone. Ora è chiaro che siamo coinvolti in una situazione davvero più grande di noi. Siamo certi che Hunter sia stato progettato dal dottore per supportare Achilles. Mi aspetto che questa organizzazione continui a sfidarti per provare a recuperare la capsula. Ok. Ma d'ora in poi faremo tutto il possibile per proteggerti. Se dovessi trovarti in pericolo, chiamaci. Posso farvi una domanda? Certo che sì. Dov'è ora mio padre? Beh... Mi dispiace, Van. Non abbiamo ancora sufficienti informazioni al riguardo. Ma operazione salvare papà? Ho capito. Se dovessimo avere notizie su tuo padre, sarei il primo a essere informato.
Fino ad allora, Len e io faremo tutto il possibile per trovarlo. D'accordo. Tu non devi fare nulla di avventato. Non si tratta solo di governo e polizia. Il potere dei sostenitori della Nuova Alba si estende in tutto il mondo. Non lo sapevo sta cosa. Questo è un punto importante. Anche se comunque sia, credo che resteremo in Giappone. Non andremo tanto più avanti. Cioè, più avanti nel senso in altre parti del mondo. Mamma, sono tornato? Dove sei stato, Van? Eh sì, è incacchiata. Che ti aspettavi? Sai che devi chiamarmi quando fai tardi. Ero così preoccupata. Mi dispiace. La cena è pronta. Ora mangia, poi vai a lavarti i denti e preparati per andare a dormire. Ok. Praticamente come me quando andavo alle elementari. Che bello. Va bene, mamma. Mai disobbedire alle madri. Ti fanno pentire. Sei sicuro che abbiamo fatto bene a dirglielo? Sì, se avesse cercato di far tutto da solo sarebbe finito in un sacco di guai. Si sono dimostrati ancora più abili di quanto immaginassi a sventare l'attentato. Presto avremo ancora bisogno di loro. Già. A proposito, hai concluso le tue indagini sul luogo? Sì. E il dottore si trova lì? Ne sono quasi certo. È sicuramente alla Engelstern. Quindi Cole è coinvolto in tutto questo. Kunoichi! Ma... Ah... Ma era Kunoichi, sì. Silian Kaido. Delle 100 bestie. Di che cosa si tratta? Nome in codice cecchino. Ho già visto questo nome nei nostri documenti di progettazione LBX. E quindi? È stato lei a commissionare l'attentato a primo ministro? Io? Non sia ridicolo. Vanguard è di ostacolo ai suoi piani, e lei avrebbe potuto trarre vantaggio da una sua eventuale scomparsa. Dottor Kaido, un atto di tale gravità sarebbe fortemente in contrasto con i nobili ideali della Nuova Alba. Liberarsi di un rivale per la conquista del potere non porterebbe a un mondo migliore. Da quando i sostenitori della Nuova Alba si sono abbassati al livello di un'organizzazione criminale? Le sue non sono altro che ipotesi. Nessuno dovrebbe mai saltare a conclusioni avventate, e lei dovrebbe saperlo bene. Io appartengo ai sostenitori della Nuova Alba, e lavoro nel nome della pace e della giustizia, proprio come lei. La mia direzione non ha vacillato nemmeno per un momento. Io non ho nulla a che fare con il complotto per l'assassino del primo ministro. E allora chi è stato? Molto bene. Mi fiero della sua parola. Parliamo d'altro. Come procedono le operazioni di recupero della capsula di platino? Finora ha solo ottenuto una serie di miseri fallimenti. Dobbiamo recuperare quei dati. Non ho dubbi che, nella sua immensa saggezza, lei si sia reso conto che sono emersi degli ostacoli. Non si preoccupi. Ho già pensato a un piano per risolvere il problema, come da sue istruzioni. Molto bene. Ora, se mi vuole scusare, devo continuare i preparativi per la prossima fase del nostro piano. Prego, vada pure. E porti i miei omaggi al dottore. Ci fa anche la battutina. Stai diventando sempre più difficile da gestire, Devin. Eh beh, che ti aspettavi? Più a potere, più... Dice, cavolo, posso muovermi un po' meglio all'interno e fare anche il gradasso. E giustamente. A meno che anche Devin, nonostante sia in una posizione di rilievo all'interno della Nuova Alba, non sia all'oscuro del vero motivo della nuova, delle azioni dietro la Nuova Alba. Ehi, Van! Che succede? C'è una cosa che dobbiamo dirti. Però è meglio non farlo qui. Andiamo ai quartieri bassi, dietro la palestra. Lì potremo parlare. Certo, con 100 orecchie che ci sentono, nuovi oggetti di edizione limitata. Se fosse un videogioco oppure un manga abbastanza conosciuto, proprio subito andrei. Volevo dire, andiamo nei quartieri bassi, ma con tutti quanti quelli che ci stanno a sentire? Insomma, non è proprio il luogo più adatto, eh. Si sa che i quartieri bassi hanno occhi e orecchie pure sui muri. Ah, aspetta, che succede? Perché ci fermano prima?
Ah, forse è così giusto lì all'entrata. Van, ascolta. Ah, ok, quello che ha registrato Kunoichi. Sei sicuro che abbiamo fatto bene a dirglielo? Ma questo è... Li ho sentiti di nascosto mentre parlavano. Quei due stanno tramando qualcosa. Presto avremo ancora bisogno di loro. Ehi, non siamo dei burattini che possono controllare a comando. Shh. E il dottore si trova lì? Ne sono quasi certo. È sicuramente alla Engelstern. Quindi Cole è coinvolto in tutto questo. Engelstern. Sembra un nome in codice. Non capisco di cosa stiano parlando, ma almeno abbiamo un indizio. Ovunque sia questo posto, è dove si trova mio padre. Io devo aiutarlo. Sapevo che l'avresti detto. Ti aiuteremo anche noi. Se collaboriamo, possiamo salvare tuo padre. Ne siete sicuri? Insieme abbiamo fermato l'attentato al primo ministro, no? Sono sicura che se lavoriamo come una squadra riusciremo a salvare anche tuo padre. Grazie ragazzi. D'accordo, mi avete convinto. Perfetto, la prima cosa da fare è una ricerca sulla Engelstern e su questo call. Ottima idea, usiamo i computer della scuola. Ma certo, usiamo i computer di una scuola che sicuramente registra tutto quello che succede. E poi, Engelstern, non è che quei bambini stanno tramando qualcosa? Engelstern, eh? Wow, la ricerca ha dato moltissimi risultati. Vediamo un po', sembra tedesco. C'è una canzone di qualche anno fa chiamata Engelstern. C'è anche un bar in città che si chiama Engelstern e che ha il suo blog. E poi è appena stato pubblicato un romanzo, un famoso romanzo con lo stesso nome. Non credo che nessuno di questi risultati sia ciò che stiamo cercando. Neanch'io. E se provassimo a cercare le stesse parole in lingue diverse? Buona idea. In inglese Engelstern sarebbe Angel Star. Ah, quindi Angel proprio. Ah, va bene. Come si dice però in tedesco? Aspetta. Engelstern. Sì, in tedesco si dice Engelstern. Engelstern, proprio... Come ho detto prima, Engelstern. Quindi Engelstern sarebbe Angel Star. In francese Étoile d'Ange. Magari è qualcosa di più complicato. In giapponese è Tenshi no Hoshi. Ancora nulla, eh. Wow, un Angel Star Max della nostra scuola, grande! Ha detto Angel Star? Non era Gabe? Credo di averlo visto correre verso il cortile. Andiamo a chiedergli se sa qualcosa, verso il cortile. Ma ragazzi, state al secondo piano, state, no? Magari correva solo in bagno. Perché proprio verso il cortile? Come l'hai visto? C'è gli occhi che lo seguono. Non lo so. Da qui allora, vediamo un po' questo Angel Star. Gabe? Ah, ma è una specie... Ma, aspetta. Mi sembra di... Oh, ciao, Amy! Ciao anche a te, Gabe. Siamo due maschi, non... due amici. No, vabbè, niente. Gabe, tu sei nulla di un qualcosa chiamato Angel Star? Cosa? Vuol dire che non hai mai sentito parlare dell'industria pesanti call o della Angel Star? Hai detto industrie pesanti call? Anche loro hanno parlato di call, no? E puoi dirci qualcosa di più? Certo, con piacere. Le industrie pesanti Cole sono leader a livello nazionale. E mo parte la spiegazione. Angel Star è il nome della fabbrica che produce macchinari pesanti. Angel Star Max. Avrei dovuto sentirne parlare? Stai scherzando? Vabbè dai, però ragazzi, tutta questa spiegazione. L'Angel Star Max è il più grande braccio robotico del suo tipo. È dotato dell'ultima batteria Cole DS3 con screening d'alto rendimento e unità di trazione 2,8 volte più forte. Ah. Ok, questa è una cosa che mi interessava, effettivamente, sì. La fabbrica è immensa, incluso il suo magazzino. Lo chiamano Deposito 5. Ma Vane è l'unico che sta... Sì, dimmi di più, voglio sapere tutte le informazioni. Invece Amy e Kazuya... No, basta, ti prego. Invece, guarda Vane, tutto... Sì, sì. Non ha ancora finito. Accidenti, sta parlando da 10 minuti. Credo che Gabe sia un vero fan dei macchinari pesanti. All'esterno del magazzino è dipinta l'enorme sagoma di un paio d'ali. Sembra quasi un logo della fabbrica. Angel Star! Per noi fatici dei macchinari pesanti, la Angel Star è un paradiso. Però la fabbrica ha livelli di sicurezza altissimi. Per questo non sono mai riuscito a entrare a dare un'occhiata. Ma ti cacciavano anche a pedate. Ho anche sentito parlare che producono armi in quella fabbrica. Ma sono sicuro che è una frottola. E invece no. E così stavano parlando delle industrie pesanti Cole e della fabbrica Angel Star, eh?
Una fabbrica enorme sospettata di produzione di armi. Ci credo che la sicurezza è alle stelle. Mi sembra tutto molto sospetto. Andiamo a dare un'occhiata. Forse ci dovrà capire meglio cosa sta succedendo. Devo aiutare mio padre a qualunque costo. Non possiamo starcene qui impalati. Hai ragione. Per arrivare più in fretta possibile dovremmo prendere il treno. Andiamo alla stazione. La Ingolstadt. Non pensavo che anche tu fossi una fan dei macchinari pesanti, Amy. Forse è destino? Dove è andata? E tu parli, qua ti stai eccitando con i macchinari pesanti e lei ovvio che se ne va, no? I maschi. Il che include anche me. Ma più che i macchinari... Oddio, i macchinari pesanti in effetti sì, sono interessanti. In effetti sì, quindi credo che sarà più una cosa di un maschi. Ma guarda, no, non ci credo, è la Royal Academy questa! È la Royal Academy! È lo stesso simbolo, Tei! Sì, è un po' rivisitato, però è sempre la Teikoku, la Royal! No, dai! Ma davvero? Ma siete matti! No, non ci posso credere. E terminiamo qui l'episodio, tanto domani continuiamo. Insomma, abbiamo scoperto informazioni sul fatto che il nostro padre sia alla Ingolstadt. Sentiamo un po' come lo dice il traduttore. Ingolstadt. Domani andiamo a vedere nostro padre che combina la Ingolstadt. E forse ci saranno anche... Ci saranno sicuramente battaglie da fare per superare tutte quante le guardie. E come sempre vi ringrazio. Oggi pomeriggio ovviamente Mario Party. Poi vi ricordo che in descrizione ovviamente trovate sempre il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.